Cari amici di Angoli, ben ritrovati come sempre, grazie per essere con me, una buona serata a tutti voi. E prima di iniziare a presentarvi i nostri ospiti, vi ricordo, come faccio sempre, la nostra mail. Continuate a scrivere ad angoli@espansionetv.it. È una serata ricca, davvero tante le cose da raccontare, quindi iniziamo subito presentando la prima ospite che è collegata con noi questa sera. Io saluto e ringrazio Valeria Messina, autrice di un libro davvero molto molto intrigante che si intitola 100 anni in fondo al lago. Valeria, innanzitutto benvenuta e grazie per essere con noi. Grazie, grazie, sono molto contenta di essere qui, buonasera a tutti. Valeria, allora, questo libro, come ho detto, racconta un mistero tra l'altro racchiuso proprio nel lago di Como, questa è la narrazione, ma parla anche di un personaggio particolare, questo Francesco Calin, non so se l'ho pronunciato correttamente. Quindi Valeria, io partirei proprio da qui, di che cosa racconta questo libro? Questo libro è intanto un saggio, però un saggio che si legge come un racconto. Narra la vicenda di un affondamento avvenuto nel 1920, esattamente il 28 novembre, in cui vide protagonista un giovane pilota, Riccardo Schena, alla guida di una particolare camera di immersione che era stata progettata da Francesco Calin. È una storia a cui mi sono appassionata immediatamente e che ho poi approfondito proprio perché di questa cosa se ne sapeva molto poco, anzi quasi nulla. Bene, questa tua passione peraltro è condivisa anche da un altro personaggio che amiamo e seguiamo tutti moltissimo. Sto parlando ovviamente di questa fonte alla quale appunto si è ispirato anche lui, Alberto Angela, che poi ha realizzato proprio un servizio intitolato La Batisfera di Calin e ovviamente è andato nel suo famosissimo programma, cioè Ulisse. Quindi c'è davvero molto su cui indagare. Sì, è una storia che ha appassionato anche Alberto Angela, alla quale noi abbiamo potuto contribuire con alcune immagini, perché devi sapere, Dolores, che siamo partiti con l'idea di realizzare un documentario. Certo, finché questa piccola batisfera non potrà essere recuperata, il documentario non può essere terminato. E così Alberto Angela, insomma, ha dedicato poi un piccolo spazio, una piccola pillola all'interno di una puntata sulla sfida degli abissi. Che tipo di relitto è quello che giace in fondo al lago? Ma è un relitto, molto probabilmente è una forma cilindrica, è un relitto molto particolare perché rappresenta una delle primissime ricerche, quindi siamo a livello pionieristico, di realizzare delle camere, quindi delle batisfere che potessero raggiungere delle profondità inaudite e quindi potessero arrivare agli abissi. Siamo in anni in cui si esplorava il mondo sottomarino, il mondo subacqueo e quindi queste sono le prime sperimentazioni. Questo libro nasce, almeno credo, anche dal centenario di questo affondamento, perché se non sbaglio è stato appunto il 28 di novembre 1920, questa tragedia che tu hai citato proprio in apertura, nella quale purtroppo, ahimè, ha perso la vita il giovane pilota, questo Riccardo Schena. Ma al di là del voler celebrare questo centenario, che cosa ti ha spinto a livello personale ad occuparti e a narrare di questo saggio? E io sono una storica, sono un'insegnante, ma sono nell'anima sono una storica, quindi mi ha incuriosito moltissimo questo personaggio, questo ingegnere che nel silenzio e assolutamente in una situazione ignota, perché nessuno conosceva il nome, conosceva la storia di questo autore, mi ha appassionato la sua caparbietà e l'idea di sperimentare cose che allora non c'erano, non esistevano, quindi l'idea di arrivare fino in fondo al lago per recuperare eventuali altri relitti. Io mi sono, prima di questo lavoro, mi sono appassionata a un'altra ricerca, una ricerca su
un minatore bergamasco e mi sono messa in collegamento con un palombaro e da lì è nata questa passione per la subacquea. Beh, in effetti credo che sia comunque un mondo sicuramente non sconosciuto perché se ne parla ampiamente, ma forse ricco di misteri, tant'è che ritornando appunto all'inventore, quindi a questo, vediamo se lo recupero, Francesco Calin, che appunto progettò questa particolare navicella che poi invece che volare va sott'acqua, in realtà però ebbe anche un desiderio, forse motivato anche da questa tragedia, quella di poter in qualche maniera trovare una via per salvare coloro che da lì in poi si fossero mai ritrovati intrappolati in un oggetto di questo genere. Quindi comunque anche un volere in qualche modo andare incontro a chi si trovasse in difficoltà. Eh sì, hai detto proprio bene, perché la cosa che appassiona Vincente è che non solo torna a progettare altre camere di immersione, ma, e questo è stato trovato il progetto, riesce a realizzare un progetto di salva equipaggio, quindi un sommergibile salva equipaggio che potesse salvare tutto l'equipaggio all'interno di un sommergibile in avaria. E quindi lui trova, questa la chiama un'invenzione umanitaria, trova un po' il sistema per riuscire a salvare le persone intrappolate sott'acqua. Valeria, tu dici che sei anche prevalentemente una studiosa, anche una docente, quindi quali sono stati i passaggi attraverso i quali sei venuta esattamente a conoscenza di questo affondamento, come l'hai approfondito, ma anche con quale criterio hai scelto per esempio le immagini che poco fa la regia ci ha regalato e che tu stessa hai inserito anche all'interno del libro? Sì, io mi sono appassionata a questa storia, ho saputo di questo fondamento tramite un'associazione, The Historical Diving Society Italia, che è un'associazione che ha una sede a Marina di Ravenna. Con loro avevo già collaborato nella realizzazione di un documentario precedentemente e mi hanno segnalato questa storia, perché in questa storia c'è anche un po' la volontà di recuperare questo relitto. Così è partita un'idea, ma perché non facciamo un documentario su, ecco, c'è stato il progetto, tutto lo studio. E così, poiché nulla si sapeva, ho iniziato a fare una serie di ricerche archivistiche. Poi le immagini che ho scelto sono tratte dal libro, è un libro illustrato, un libro, quindi ho scelto le immagini più significative, dove si rappresentasse Calin, una batisfera, una torretta, in realtà si chiama una torretta butoscopica, e questo è il progetto salva, appunto, il sommergibile salva equipaggio. Insomma, così, questa è stata la mia scelta. Dai tuoi studi, ma anche dal confronto, dall'approfondimento con tutti coloro che hanno collaborato con te anche nel raccogliere informazioni, ma sarà possibile in realtà recuperare, far riaffiorare questo relitto? Guarda, l'intenzione c'è, c'è anche la persona che si è candidata, vediamo. Certo. Quali sono le maggiori difficoltà, per quanto puoi sapere ad ora? Credo che ci sia, la motivazione principale è quella di mettere insieme un team, perché ovviamente un unico uomo non può scendere, stiamo parlando di meno 135 metri, quindi non sono tantissimi, ma sono comunque molto significativi. E quindi bisogna mettere insieme tante persone, ovviamente in questo periodo di Covid la cosa non è ipotizzabile, ma l'intenzione, ti ripeto, cioè la volontà di poterla recuperare, io credo che questa cosa si possa realizzare e si realizzerà a breve. Bene, quindi insomma siamo assolutamente in attesa di avere notizie, di riaverti ospite per vedere magari le immagini effettive del recupero. Ma prima che tutto questo accada e tu lo possa condividere con noi, ritorniamo al libro. Nel senso, chi vorresti si appassionasse a questa lettura? A chi è indirizzato? Ma è un saggio, però è indirizzato a tutti. Devo dire a tutti i curiosi, è indirizzato ovviamente agli appassionati di subacquea, ma anche agli appassionati di misteri nel lago di Como, ma credo che sia un po', ecco, è aperto, proprio la lettura è aperta a tutti, chi vuole approfondire questo aspetto della storia.
Valeria, abbiamo davvero l'ultimo minuto a disposizione, ma a me incuriosisce sapere se questa tua passione, questa tua curiosità per la subacquea è condivisa soltanto per questo episodio o magari per esempio te ne sei occupata anche per quanto riguardi acque ancora più ampie, per esempio le vastità oceaniche piuttosto che altre. No, guarda, ti devo dire, io sono una storica terrestre, ci tengo a dirlo, ma molto, amo molto il mare, sono una buona nuotatrice e appassionandomi a questa storia è come se fossi tornata bambina, no? Leggendo Jules Verne del Nautilus, e quindi credo che sia stata questa la motivazione principale. È quindi un'avventura anche per te? Sì. Sì. Bene, allora io lo ricordo, 100 anni in fondo al lago di Valeria Messina, come ha ben detto è un'avventura quella che fu e quella che lei ha raccontato in questo saggio. Valeria, io ti ringrazio e quindi auspico che saremo i primi a vedere le immagini di questo eventuale recupero del relitto. Grazie a Valeria Messina per essere stata con noi. E buonasera a tutti, grazie. Grazie, alla prossima, grazie anche a voi, rimanete lì, tra poco torno.